qua che ti avevi dicho. L'ingresso della spiaggia, i gradini. Per noi. Sì, là in fondo. E qua c'è l'ingresso. Quanta pietra pomice che c'è in giro. Ios, facciamo un salto a Manganari. Andiamo a vedere il mare da vicino. Ma qui la sabbia è abbastanza fine, nera. Ciotoli un po' più grossi. E dai, l'acqua per quella è trasparente. No. Un sacco di spiaggia tutta per te, caro. Sono bei sassi neri. Dalla spiaggia, diciamo dove si arriva con la macchina, per andare fino a quella spoggia là in fondo, stanno 300 metri, giusto per fare una passeggiata e vedere com'è. Cosa particolare come su altre visto la costa, penso che ce ne siano parecchi così. Sono questa roccia, neanche roccia, molto friabile, almeno come ci ho fatto. Ci sono anche delle caverne, come si possono vedere, con la porta, con addirittura una verandina esterna. Anche con la porta in metallo dorata.
qua un frigorifero, ma pneumatico non si sa come sia finito qua, troppo pesante per essere portato dal barco, no? È chiusa, sigillata con vogliamo almeno arrivare qua in fondo, vediamo. Questo qua è un vecchio molo ma in disuso, e la costa continua così fin dove si vede, sassi, alghe, un po' di sabbia nera, sassetti neri e queste, come si chiama, falesia sul retro, almeno così con la casa là in fondo, e così Peri si sarà dopo quel promontorio là a sto punto, ma non mi aspetto niente di diverso, non so perché. Di fronte l'isola di Ios con le sue belle spiagge, là c'è quell'altra isola che non ricordo il nome, che non conosco come sia l'isola. L'acqua è trasparente, il fondo che è quello che è.